che ora è il pranzo? A mezzogiorno, manca ancora 3 quarti d'ora. Allora adesso facciamo un po' di yoga. Oppure facciamo il circo. Scusate. Quando poi incontriamo particolarmente degli studenti vecchi, anziani, è importante di imparare la pratica, compreso i canti e così via. Non è perché tutti quanti possono cantare, tutti anche, si vuole imparare. Come questa persona lo fa, questa persona lo fa, come lo fa questa persona, questa persona. Le persone che vogliono imparare sono molto confuse. Sono molto confuse perché tutti quanti fanno, perché in un modo diverso, per cui non c'è soltanto una cosa. Però in Tibet, nei monasteri, seguono soltanto una cosa. Ci sono certe delle differenze, però vanno dal loro lama che ha fondato il monastero ed è fatto esattamente come è stabilito nel monastero. Ci possono essere delle abbreviazioni o più elaborate, però il lama che ha fondato bisogna seguire quello che ha fondato il monastero. Di base noi seguiamo la tradizione Gelupa. I monasteri che sono dei secondari di Sera, Drepung e così via, seguono anche Gyume e Gyuto. Alcuni monasteri seguono. Se voi volete diventare Geshe, se volete diventare Geshe, studiando i sutra, i principali sutra di sutra della filosofia. I 5 principali testi della filosofia, Pramana Vartika e così via, Abhidharma Kosha, Ramadhyamika, il Vinaya e così via, allora vanno alcune delle qualità di Serame, Serajé, Ganden e Drepung, Ganden Sharse, Drepung e così via. Ci sono delle direzioni, alcune vanno al Gyuto, altre vanno al Gyume. E quindi la maggior parte dei monasteri sono dei secondari di Ganden, Sera e Drepung. Non tutti quanti, ma la maggior parte seguono o il Gyume o il Gyuto. Questo è, diciamo, la base, ma non necessariamente anche il Serajé. Ganden Chadze e così via, hanno il loro lama che ha fatto le pratiche delle loro melodie, delle loro intonazioni, diverse cose in accordo al passato. Questi grandi lama seguono questo. È così, non è semplicemente che chiunque fa decide di fare quello che gli piace lo fa. Allora, appena uno piace un certo tipo di canto, allora lo fa in un certo modo. Bisogna seguire tutti quanti lo stesso. Le persone che vogliono imparare diventano molto confuse su quello che devono imparare, come suonare i cimbali e così via. Quindi diventa molto difficile per le persone che vogliono, perché ogni persona fa in un modo diverso e quindi diventa difficile imparare. Quindi, Sua Santità il Dalai Lama ha menzionato tanto tempo fa a Dharamsala di praticare
quando stava dando il commentario di Chakrasanvara, l'insegnamento segreto, il significato segreto di Chakrasanvara, che era stato dato nel testo radice di Lamason Kappa, gli insegnamenti che sono stati dati dalla sua santità, aveva dato a molti monaci del monastero tantrico, e c'erano molti lama in quel momento, c'erano dei geshe, dei lama, uno dei miei maestri, che c'è Shampa Wanda, era anche presente, e a quel tempo Sua Santità ha detto che i monasteri devono seguire anche quelli del Gyuto e del Gyume. Sua Santità ha detto che anche in Seragad e Drepung, vari Kamze, Seragad e Drepung, anche vari collegi, i grandi lama in Tibet facevano l'intonazione dei canti e seguivano questo. Anche i monasteri secondari succursali, diciamo, di questi monasteri seguivano tutti quanti lo stesso. Quindi all'inizio Lama Sangye Lama Che, che vedete che ho cominciato da Kupan tanto tempo fa, forse durante il primo corso di Kupan, non sono sicura quando l'ho cominciato questa cosa, quando mi ricordo bene, quando sono semplicemente come Topolino, Mickey Mouse, sono Topolino, e non mi ricordo più quando ho cominciato, quando la Massanghi la maggiore. Non è una preghiera che ho fatto io, viene dal Tantra radice, scusate, da tanta radice. Mi ricordo tanto tempo fa a Londra, abbiamo invitato Kyabjusor Rinpoche particolarmente a dare iniziazioni tantriche e commentari in Occidente nei nostri centri, al Manjushri Institute, nella Gelupa. Non c'erano ancora degli insegnamenti di Tantra in Occidente, e i Gelupa pensavano che non ci fosse la pratica del Cho, e quindi abbiamo chiesto a invitare Kyabje Son Rinpoche, ad invitare Son Rinpoche ai nostri centri, in particolare per dare gli insegnamenti di Tantra. Gli insegnamenti di Lama venivano dati, però particolarmente per far sì che gli studenti fossero così fortunati, incredibilmente fortunati, per poter ottenere l'illuminazione velocemente, e quindi avere tutti quanti i metodi, che tutti gli incredibili metodi che gli esseri santi avevano praticato in precedenza, e quindi come Yawen Sapa, come Sarawa, Lama Son Kappa e tantissimi altri, anche hanno ottenuto l'illuminazione nel breve tempo di questi tempi degenerati. Quegli insegnamenti, quelle iniziazioni tantriche, quegli insegnamenti del Manutara Yoga Tantra venivano così, sono stati così trasmessi da Kyabje Son Rinpoche, e far sì che gli occidentali diventassero degli esseri fortunati, estremamente fortunati, i più fortunati, e che avessero l'opportunità di ricevere l'iniziazione e poter così fare la pratica, potersi impegnare nella pratica del Manutara Yoga Tantra, che fa sì così quelle stesse pratiche che santissimi santi del passato hanno ottenuto l'illuminazione nel breve tempo di una vita di questi tempi degenerati.
e quindi anche gli studenti gli è stata data questa opportunità di praticare per poter ricevere l'iniziazione e quindi poter impegnarsi nella pratica. E quindi e per poter ottenere l'illuminazione velocemente e non devono soffrire tantissimo tempo infinitamente nel samsara, affinché non soffrissero infinitamente nel samsara. E quindi questo è successo, e così è successo che al Manjushri Institute in Inghilterra, in Cambria, non c'era un altro traduttore, c'era un monastero, un monaco, un traduttore dal... io ho fatto il traduttore, ogni volta che c'era qualcosa che non era chiaro, allora Rinpoche lo ripeteva, e quindi anche se Rinpoche mostrava l'aspetto di non conoscere l'inglese, però quando io traducevo qualche cosa, non era qualcosa che lasciavo fuori, Rinpoche lo ripeteva senza che io gli chiedessi di ripetere. E quindi Rinpoche una volta ha mostrato l'aspetto, come vi ho detto ieri, no? Non soltanto Dogya, ma moltissime altre cose mostrano degli aspetti, no? Di sgridare, no? Quando è per noi praticare la devozione al Guru, dobbiamo praticare la devozione al Guru per vedere la... tutto quanto quello che fa il duro come pure come azioni del Guru, un'azione del Buddha, qualsiasi azione è fatta è pura, anche se appare come sbagliata o immorale o cose del genere, le cose non sono vere e così via, soltissime cose succedono, però ogni cosa dobbiamo vedere tutte quante le azioni del Guru come pure le azioni del, come azioni del Buddha. E quindi Kyabji Son Rinpoche ha detto: oh, voi pensate, fate le offerte, fate così lama sangue, fate questa, non c'è una tale cosa. Rinpoche ha detto: non c'è una cosa. E che Shikasana era lì presente, e lui andava sempre agli insegnamenti così, teneva sempre lo zen così, anche quando era baksa, quando andava a fare la pipì, teneva sempre, era veramente lontano il posto per poter andare a fare la pipì, era lontano, i gabinetti erano veramente molto lontani, c'erano un gruppo di gabinetti lontani, e lui andava in giro sempre così, e lui rispondeva sì, è vero, sì, questa è la preghiera, e sedeva proprio lì davanti, stava Son Rinpoche, e Rinpoche diceva: cioè, non c'è una tale preghiera così. Rinpoche ha mostrato un aspetto, appunto, che lo sto menzionando questa cosa qua. Comunque, e questa preghiera viene dal Tantra Radice, ha veramente un incredibile significato, un significato molto esteso e molto vasto. Dovete capire questa cosa qua, che c'è soltanto veramente un vero tantra. Quindi noi abbiamo cominciato a fare questa preghiera del Lama Sanghi Lama Cho durante questi corsi. Ci sono tre cose perché si prende, se voi lo volete fare, quando volete cantare questo, perché lo potete farlo una volta o due in inglese, poi farlo una volta in tibetano, però potete fare questa cosa qua, e anche se c'è tempo, anche se voi non avete il tempo, allora è chiaro, però se c'è tempo e dovete cantare
dovete cantare la preghiera del lignaggio dei Lama. Naturalmente, se il vostro canto non è buono, se il vostro canto è così così, se non siete molto intonati, allora non si può fare niente, no? Però se dovete cantare, dovete cantare in accordo ai grandi, all'intonazione dei grandi Lama, di Lama Tsongkhapa. La preghiera del Lama del lignaggio dell'Amrim, di questi grandi esseri illuminati. Il lignaggio viene da loro, da chi? Dagli esseri santi, tutti quanti i grandi santi del passato, tutto quanto viene da loro, e quindi bisogna cercare di cantare il più possibile in accordo a questo. E quindi così ci sono differenze, anche se voi potete recitare le parole in inglese, però se voi lo cantate è in aggiunta il significato diventa molto efficace per la mente. Quello che c'è bisogno è che sia efficace per la mente, perché noi non abbiamo ancora non abbiamo sottomesso la nostra mente da tempo senza inizio del rinascimento dell'intera, per cui abbiamo bisogno di trovare qualsiasi cosa che possa sottomettere e domare la mente, che aiuta a domare la mente. Quindi un buon canto, quando voi non avete tempo è chiaro, è un'altra cosa, però dovete cantarlo e imparare il canto, e quindi quando avete tempo di farlo, perché quindi questo fa sì che il canto ha l'effetto possibilmente viene questi grandi esseri illuminati, fa generare bodhicitta, e quindi aiuta a completare tutto il sentiero. Questo è il modo di beneficiare gli esseri senzienti, quindi dovete cantare perché è di beneficio per la vostra mente, aiuta la vostra mente, beneficia la vostra mente. E quindi c'è veramente una grande differenza se recitate semplicemente le parole, e cantare è molto diverso. Quindi è molto importante imparare il canto e imparare i canti, perché qui siamo un gruppo insieme, è il tempo di praticare e di imparare vicendevolmente a imparare le cose, anche se non in inglese, ma il modo di praticare, il modo efficace di praticare, di cantare e così via. Dovete imparare queste cose, altrimenti diventa difficile. E quindi stare qua insieme è importante, aiutarsi a vicenda. E se voi recitate le cose in inglese va bene, Yon Ten Shin Kyo. Avete le qualità del guru, del sutra, le qualità del guru, gli insegnamenti del veicolo inferiore, del veicolo superiore, il sentiero del Paramitayana, del sutra, del Tantra Mahayana, e tutte quante le qualità del guru, come il tantra segreto del Manutara Yoga Tantra, dello Yoga Tantra. Le 10 qualità, che rivela le 10 qualità che ha rivelato il sentiero, e poi ancora gli insegnamenti superiori, le 10 qualità superiori, e poi alla fine, quando grazie alla gentilezza del guru, alla fine c'è appunto, si parla ci sono alcuni versi che parlano della gentilezza del guru, e poi dopo verso la fine ci sono due versi che dicono esattamente che cos'è il guru, che cos'è il guru, il significato del guru. Sono un profondo significato, alcune cose sono, è meglio recitarle in inglese, perché in questo modo uno comprende il significato di quello che viene recitato. Quello viene molto bene recitato in inglese. E poi dopo l'offerta del mandala,
dopo l'offerta del mandala, quella, io ho richiesto di cantare questo. Quando voi siete da soli è vostra, potete scegliere, quando siete da soli fare le preghiere da soli è la vostra scelta, cantare o non cantare, fate quello che volete, però in gruppo, ma quando siete in gruppo, non soltanto Mushen, diversi soggetti che ci sono, io voglio che lo facciate cantando, quello deve essere cantato, questa è la mia richiesta, questa è la mia richiesta, quindi dovete cantare e ci sono diverse offerte che vengono successivamente perché lì generalmente parlando non soltanto io, cioè le persone non capiscono, capiscono, ci sono le nuove persone che non capiscono, allora dovete cantare perché fate un bel canto, però quando però se dovete fare quelle parti che sono importanti da comprendere in inglese, mi scusate se dico queste. Dopo, poi vi fermate, normalmente ci si ferma, la pratica tradizionale, ci si ferma alla fase del tè, prima dell'offerta interiore, l'offerta esteriore, segrete, prima dell'offerta interiore si continua, prima dell'offerta del tè, normalmente non si continua col tipo di canto, però naturalmente se voi siete da soli, voi potete farlo, però in gruppo dovete fermarvi. E quindi usare un altro tipo di intonazione, andare velocemente fino alla fase interiore. Dopo Lama Sangue Lama Cha. Dovete scrivere queste cose qua, altrimenti magari ve le dimenticate. Ho detto ieri, ho menzionato questo, anch'io stesso mi sono dimenticato quello che ho detto ieri. L'ho menzionato ieri abbastanza intensamente, l'ho enfatizzato. Il primo o il secondo? Il primo mandala o il secondo mandala? Nel secondo mandala, c'è l'offerta del mandala breve. In accordo che ci sia Rinpoche, che è già insegnato.
bisogna cominciare quando fate l'offerta del mandala, fate, quando si fa il giorno si fa mandala, si fa prima il guru radice, poi il guru successivo e poi i vari lama, e lì si fa l'offerta a vedere tutti quanti i guru, si fa l'offerta del mandala a ognuno dei guru menzionando il loro nome, e poi c'è il guru che si assorbe dentro di voi. E poi l'ho enfatizzato molto intensamente, recitate 3 volte, e questo qui adesso si fa l'errore alla fine. Alla fine della preghiera del mandala non fate idangurorama, recitate una volta sola, quello, e poi e dopo si comincia a recitare per satesa, dipende naturalmente dal tempo che avete. E quindi qui ho detto l'altro giorno, se voi non avete recitato il mandala breve, allora non c'è bisogno, si può, se volete recitarlo va bene, se no non avete bisogno di recitarlo, andare e fare la preghiera, e questo dipende da voi naturalmente, se avete tempo, Idangurata mandala camminata vuol dire che se dovete recitare 5, 6, 7 volte, tutte le volte che volete, potete fare questo, però potete lasciare aperto quello, non avete bisogno di recitare Idangurata mandala camminata yami. L'ho menzionato l'altro giorno abbastanza intensamente, l'altro giorno dovete scriverlo, altrimenti se non lo scrivete ve lo dimenticate, non vi ricordate, vi dovete ricordare questo, è meglio scrivere queste cose, prendere appunti, altrimenti io ripeto sempre le stesse cose senza fine. Devo ripetere le cose sempre senza fine, poi l'ultima volta quando torno devo ripetere ancora un'altra volta. Ora Sangheccio Dangheto là. Puoi leggere in inglese? Lama Sanghe Lama Chö, è proprio l'inizio. Stiamo parlando della pagina 28 delle preghiere, con il pensiero di desiderio di liberare gli esseri trasmigratori, prendo sempre rifugio nel Buddha e Dharma e Sangha fino a che non si è ottenuta l'illuminazione. Con perseveranza, agendo con saggezza e compassione e amorevole gentilezza di fronte ai Buddha, genero il pensiero della completa illuminazione. Pagina. Aspetta. Fermati, basta.
Normalmente si può recitare prima in inglese e poi dopo in tibetano. E quindi poi dopo c'è, cercate di ricordare, dovete fare due insieme. Per favore, ricordate. All'inizio, per favore, ricordate le due parole insieme. Quindi è sempre la prima parte, comincia sempre con Malu, le due sillabe insieme. Questo è lo stile del canto di Papunkarimpoce. Cioè, quindi l'invocazione, normalmente nel testo ci sono le offerte, le benedizioni delle offerte, perché le offerte sono prima, perché l'invocazione, però qui siccome non ci sono le benedizioni è allo stesso tempo è anche un'offerta, dovete conoscere che è allo stesso tempo è anche un'offerta, sì, mentre se non lo conoscete quando offrite un incenso, questo diventa una moltitudine di offerte, un piccolo incenso, però se anche se riuscite, non diventa una vastità di offerte, una candela, una offerta di una ciotola di offerta, anche se forse te offerto eccetera, è soltanto uno, però non è importante quanto sia grande, però se voi recitate il mantra delle nuvole di offerte diventano vaste infinite quanto il cielo infinito, se recitate diventano cieli di offerte, diventa, è come offrire innumerevoli offerte, basta quanto il cielo, guardate con il cielo è coperto di nuvole quando andate in aereo, no? Così pieno, così dovete immaginare proprio qualsiasi cosa uno offre, se voi recitate questo mantra allora tu fa diventare le offerte innumerevoli, vastissime, illimitate, così. Dovete comprendere questa cosa qua, questo, così in questo modo accumulate infiniti meriti, wow, incredibile, straordinario. Voi avete offerto soltanto uno, però se recitate con questo mantra potentissimo diventano, ve l'ho menzionato molte volte nel passato, ho detto il mantra, il potere, è un Dio, un'offerta lo fa diventare innumerevoli offerte al guru. È l'essenza del guru, è questa qua, diventa, non ha importanza quanti milioni ci sono, dovete, se lo visualizzate così, quando voi fate l'offerta dovete prendere l'essenza, qual è l'essenza, in questo modo. Quindi c'è questo mantra, ora, adesso, quando quando recitate il potere della verità, dovete visualizzare il cielo pieno di offerte,
tutte le offerte che ci sono nei centri dell'FPMT e così via. Che sono le offerte che ci sono nei vari posti, eccetera. Anche nel cielo infinito e bello. Come punto dovete immaginare innumerevoli offerte, gli 8 semi di buon auspicio, 7 offerte regali, e quindi quando voi visualizzate, se voi visualizzate, quando voi visualizzate i Buddha ricevono tutto quello che voi visualizzate, ogni Buddha riceve tante offerte quante voi avete visualizzato. Dovete sapere questa cosa recitando le parole di verità. Recitando le parole di verità è veramente importantissima, è veramente molto incredibile, se diventa facilissimo se voi conoscete tutte queste cose. Ma questo è il modo di ottenere tutte le possibilità, così accumulate infiniti meriti e così tutti quanti i vostri desideri vengono realizzati, vengono soddisfatti. Qualsiasi cosa voi desiderate succede, otterrete l'illuminazione velocemente. Dovete comprendere questo, è veramente importante che voi comprendiate questo. Quindi qua Malu Senchen, appunto l'invocazione, ho fatto l'invocazione, normalmente nel testo dice prima dell'invocazione bisogna fare le offerte, fare la benedizione delle offerte, normalmente nei testi è stato così, ma io invece ho cambiato, la benedizione delle offerte, prima si fa l'invocazione e poi si fa la benedizione delle offerte. Quindi potete quindi dopo Dorje Chan, questo modo di cantare di Dorje Chan, è sempre lui ha ricevuto l'iniziazione di Tara, lui che per varie vite ha visto Tara, ha ricevuto commentari da Tara e da lui è stato trasmesso a Kyabja Paponka Rinpoche, poi a Kyabja Trichan Rinpoche e Lama, dal quale io ho ricevuto i primi insegnamenti di Lama, e anche ho ricevuto lo stesso lignaggio anche da Son Rinpoche, il lignaggio vicino l'ho ricevuto da loro.
il canto viene da loro. Naturalmente il mio canto non è corretto, non è corretto, ancora non ho una buona intonazione. Però potete anche farlo più breve. Quindi questo, Bodhgaya, la donna Magadha, penso che fosse la donna, si chiama così, Magadha, è il tempo di Buddha. Lei aveva offerto il cibo. Il Buddha era molto lontano, suo marito era un induista, era molto lontano. E il marito non aveva creduto che il Buddha sarebbe arrivato per il pranzo. Lei aveva preparato il pranzo e lei è rimasta lì, era lì fuori con l'incenso, tenendo in mano l'incenso, ha fatto questa richiesta. E dalla montagna, fra le montagne, tutti quanti che arrivano, che cavalcavano diversi animali come cavalli, leoni delle nevi e così via. E il maestro ha detto: ah, forse quella è Buddha. Allora, ma non era. E poi un altro ancora è arrivato, un incredibile, magnifico, no? E non lo era. Erano diversi discepoli di Buddha. Poi, finalmente, all'ultimo è arrivato Buddha. È arrivato. Questa preghiera che lei ha scritto, quella che lei ha cantato, mentre teneva in mano l'incenso per l'invocazione per il Buddha. Ci sono più preghiere ancora. Comunque. E poi la benedizione delle offerte. Poi dopo la mezza pezzana. Ah, adesso è mezzogiorno, quindi ci andiamo a fermare. Magari le persone che hanno fame sono molto contente, sono liberate. Ok, questo è tutto. Quindi vedete, prima Dio ha cantato bene, dovete cantarlo adagio, non piano, puoi fare la meditazione se potete,
fare meditazione del Tonlen, questa è la cosa migliore, è la meditazione più ricca, il modo veloce per ottenere l'illuminazione. Da quello accumulate innumerevoli meriti, innumerevoli meriti, tantissimi meriti, da quello ottenete tutti il successo fino all'illuminazione, fino all'illuminazione ottenete la liberazione dall'oceano di sofferenza del samsara, e arrivate, ottenete l'illuminazione, non potete ottenere l'illuminazione velocemente, e quindi dovete cantare, se anche se tutti e tre, anche se non, se non volete cantare, non dovete cantare, potete fare in inglese, però se le persone hanno familiarità con questo, è meglio fare cantare e quindi fare la meditazione. E quindi c'è Semkhye. C'è Semkhye Kagyama sotto al sigillo, che non si può assolutamente, il sigillo dice l'impegno, non si può rivelare a tutti quanti, quindi c'è la generazione di Bodhicitta Gautama ed è sotto al sigillo, poi alla fine è menzionato che nella liberazione nel palmo della mano, che era da Bhatti di Sarame, ho ricevuto da Dakpa Rinpoche, che era la Bhatti di Sarame, e il santo corpo di Rinpoche non si è bruciato, anche se avevano fatto un grande, anche se aveva il fuoco, non si è assolutamente bruciato, non si è bruciato, e quindi forse la testa non c'è più lì, boh, non mi ricordo bene, però c'è questa parte del santo corpo, anche c'era questo fuoco che era caldissimo, vabbè, e comunque ho ricevuto da Rinpoche, ho fatto un corso di meditazione così, una fortissima, intensa meditazione, una meditazione speciale su Bodhicitta. Ho ricevuto quello da Rinpoche ad Aptos, e prima di questo fate Tonlen, e poi particolarmente, poi se avete tempo dovete recitare gli 8 versi della Decima Tonlen, potete cantare bene oppure leggete in inglese, poi ci sono due, seguendo i passi o le orme del Buddha, a seguito delle impronte del Buddha, cioè, se no potete cantarlo oppure no, o potete usare lo stesso canto che si usa nel Chö, un breve canto, o potete, poi ce n'è un altro che si può leggere in inglese per seguire le orme del Buddha. Quando fate la maggior fate gli 8 versi, in quella successiva fate seguire le impronte del Buddha, seguire le impronte del Buddha, l'orme del Buddha, sono due versioni, quindi fate gli 8 versi e poi seguire le orme del Buddha, le due versioni, e poi di nuovo ancora gli 8 versi e così via. Quindi adesso penso, mi fermo qua adesso, ok? Va bene. Grazie, grazie tanto. Lo fate là, salama sangue, lo fate qua? No, l'offerta la facciamo qua. Sì. Allora adesso facciamo l'offerta del cibo, adesso qua. Prima generate Bodhicitta. Prima, lo scopo della mia vita è quello di liberare tutti quanti l'oceano di sofferenza del samsara e di condurli all'illuminazione. Per questa ragione faccio questa offerta del cibo, ma non soltanto offerta del cibo, ma
soltanto l'offerta del cibo, che comprende che anche se voi mangiate questa offerta, non dovete fare l'offerta del cibo, anche mentre voi mangiate, dovete pensare che state facendo l'offerta. E quindi, vedete, coloro che hanno l'iniziazione, la grande iniziazione, e quelli che hanno la grande iniziazione del tantra inferiore e del tantra superiore, dovete generare voi stessi nell'aspetto della divinità, e senza il guru non c'è la divinità, senza il guru non c'è la divinità. Quindi quando si parla si dice guru, guru divinità, guru divinità, e voi siete un tutt'uno, siete tutt'uno, la divinità, il guru, voi stessi siete tutt'uno, non c'è separazione. Voi visualizzate il guru, la vostra guru divinità separato nel vostro cuore oppure no, non ha importanza, però ogni volta, ogni sorso, ogni boccone che avete generato bodhicitta mentre voi mangiate e bevete, voi siete il guru divinità, fate l'offerta, così in questo modo accumulate, particolarmente con la motivazione di bodhicitta, accumulate ogni morso, ogni boccone, ogni sorso, accumulate infiniti morsi, come per fatto infiniti cieli di offerte, tutti quanti gli innumerevoli Buddha innumerevoli, Buddha innumerevoli, sangue innumerevoli, stupa innumerevoli, oggetti sacri innumerevoli, ogni boccone, ogni sorso, accumulate infiniti meriti, diventa la causa per la velocemente ottenere l'illuminazione, per cui il cibo che se lo mangiate con attaccamento diventa un veleno, se invece ora avete la possibilità con questo modo di meditare diventa nettare, e ogni diventa il sentiero veloce per l'illuminazione, è straordinario, 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 straordinario. Se potete meditare in questo modo è fantastico, se potete meditare così in quel momento diventa la saggezza trascendentale della grande beatitudine unificata alla vacuità, la grande beatitudine non duale con la vacuità, ed è una cosa, potete utilizzare in questo modo, utilizzare la vostra vita per ottenere velocemente l'illuminazione, il modo più veloce per ottenere l'illuminazione, il sentiero veloce per ottenere portare all'illuminazione gli esseri senzienti. Non per visualizzare voi stessi come biduinità dovete aver ricevuto una grande iniziazione, se non avete ricevuto le grandi iniziazioni allora non ha importanza, no, ricordate, grazie, grazie tantissimo. Oma Lama Sangye. Dancing Yampewa Junta Dapo Dem Chosun Pogwele Monjuju Nadu Junta.